Caselli, prego. Sì, grazie Presidente. Credo che questa discussione debba essere riportata un po' sulla parte tecnica, sui temi concreti che questo provvedimento avrebbe dovuto affrontare e che invece sappiamo di fatto ha tralasciato per una serie di motivi, non da ultimo il fatto che c'è un altro provvedimento che è stato incardinato al Senato, che è stato assegnato in prima lettura al Senato, il decreto legge 21 marzo numero 21, che di fatto insiste sulle stesse problematiche e anche in questo caso non c'è una previsione di risorse aggiuntive e quindi l'esame di quel provvedimento sostanzialmente rende ancora una volta nullo quello che è stato fatto sino a questo momento, senza considerare ovviamente che anche in questo caso ci aspettiamo che da parte del governo ci sia l'apposizione di una fiducia che impedirà di dibattere e di discutere in quest'Aula di temi che invece sono molto importanti. E lo sono perché, vedete colleghi, mentre l'Europa nicchia e ancora oggi l'unico protocollo che è stato siglato è quello relativo agli stoccaggi, ma nulla ha ancora fatto per esempio in tema di acquisto comune dell'energia, ancora nulla è stato fatto rispetto alla decisione di muoversi come Europa rispetto ai problemi che sono evidentemente diffusi ma che colpiranno in particolare alcuni paesi e fra questi in particolare l'Italia. E quindi mentre l'Europa nicchia, l'Italia invece è assolutamente sopita, continua a prevedere provvedimenti che al loro interno hanno sì l'emergenza dell'energia e adesso vedremo come la affronta, ma all'interno di questo continua sempre ad inserire argomenti che nulla hanno a che vedere non solo con l'obiettivo principale del provvedimento che di volta in volta si discute, ma che non ha più neanche il contatto con la realtà e con le esigenze di imprese e famiglie italiane. E allora vedete, la situazione che stiamo vivendo è indubbiamente, ed è sotto gli occhi di tutti, una situazione particolare, ma è una situazione ben nota anche prima della guerra che si è scatenata e che ha sicuramente peggiorato la situazione attuale. Ma la visione strategica, l'assenza di lungimiranza costruttiva, di un percorso, quello c'è da prima ed è indipendente da quello che sta succedendo nel mondo. Ed è proprio per questo motivo che noi avremmo voluto da questo provvedimento una linea e una direttiva che fosse chiara e che soprattutto riuscisse a dare certezze a cittadini e imprese. E invece ancora una volta ci ritroviamo con dei provvedimenti che a macchia di leopardo cercano di dare qualche risposta, in qualche caso forse ci riescono, ma in troppi purtroppo no. E sono quelli ovviamente quelli che ci preoccupano maggiormente, perché gli effetti di alcune norme incidono soltanto nel trimestre del 2022 in una condizione tariffaria completamente diversa da quella della partenza e di questo il provvedimento in esame non si occupa assolutamente. L'attuale crisi in cui gli importi delle bollette sono quadruplicati rispetto a quello dello scorso anno non permette alle aziende di sopportare i costi e occorre dare loro, come ho già avuto modo di dire, certezza non solo per oggi ma anche per il futuro, perché nella politica internazionale e sempre più ancora nella politica nazionale quello che manca è la possibilità di dare chiarezza. Questo governo non dà chiarezza, fa confusione, soprattutto confonde le necessità reali da quelle che sono degli obiettivi irraggiungibili e soprattutto per i quali ancora oggi non è stato fatto assolutamente nulla. Quella che è in atto in questo momento non è soltanto una guerra di conquista territoriale caratterizzata da simmetricità e coinvolgimento dei civili. Si tratta di un conflitto che minaccia l'Europa e le sue catene di approvvigionamento. La Russia di Putin sta bloccando la supply chain.
sta sabotando quello che è il mercato delle materie prime, tra cui è bene ricordare non vi sono solo gli idrocarburi. E allora proprio per questo motivo, proprio perché i nostri cittadini, le nostre imprese devono fare i conti quotidianamente con un mercato di riferimento che ha registrato punte di 230 euro del costo contro una media che fino a settembre 2021 si aggirava intorno ai 20 euro. Ecco, proprio per questo motivo, proprio perché è importante, fondamentale comprendere lo shock negativo per l'intera economia europea, per le famiglie, per il tessuto industriale. Noi abbiamo la necessità di dare ai nostri cittadini chiarezza e soprattutto di dare loro delle certezze. Sappiamo tutti che i provvedimenti inclusi in questo decreto sono di corto respiro e questo non è un buon segnale. L'economia, i cittadini, le imprese necessitano di programmazione, quella programmazione deve essere almeno trimestrale o semestrale. È inutile continuare ad aggrapparsi alle responsabilità dei cittadini o appellarsi a loro attraverso una comunicazione basata su riflessioni binarie, sulla pedante ipersemplificazione dei problemi. Non è così che i problemi si risolvono, bisogna essere consapevoli della situazione che stiamo vivendo e cercare di dare delle risposte che siano immediate, dirette e che abbiano ovviamente una propensione verso il futuro. E allora, vede, già è molto difficile immaginare che si possa governare un paese con una maggioranza talmente tanto diversa che include all'interno, al suo interno, i vecchi sostenitori, per esempio, della No TAP, o che include al suo interno tutti coloro i quali hanno bloccato i rigassificatori, che oggi invece diventano fondamentali. E il tema dell'impennata dei costi, con un'inflazione record che non vedevamo dal 1991, sta colpendo tutte le nostre attività produttive, dai cementifici alle cartiere, dalla siderurgia, con impatti pesantissimi anche sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che potrebbe avere degli stop e che potrebbe ovviamente tardare la realizzazione di futuro di cui tanto abbiamo parlato in questi mesi. E se si fermano le industrie, i problemi non sono soltanto dei titolari delle industrie, si innesta un circuito vizioso che colpisce occupazione, economia complessiva, gettito erariale, che colpisce le banche, gli azionisti delle banche. E allora non possiamo sottacere che questo provvedimento è assolutamente inutile nel dare questo tipo di risposte. Fratelli d'Italia aveva proposto un meccanismo di rideterminazione del prezzo su base trimestrale, prevedendo controlli della Guardia di Finanza anche di carattere quantitativo sulle giacenze di magazzino, creando quindi un meccanismo strutturale in luogo di quello temporaneo attualmente vigente, anche al fine di evitare che si creino fenomeni di lunghe file alle pompe a ridosso della scadenza della misura attualmente prevista. Abbiamo chiesto, come Fratelli d'Italia, di destinare il maggior gettito derivante da aumento del costo dei carburanti per l'autotrazione alla riduzione delle accise sui medesimi prodotti, così come abbiamo chiesto di prevedere un credito d'imposta per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive, o ancora abbiamo proposto di incentivare la partecipazione dei grandi consumatori industriali agli investimenti di nuova capacità produttiva da fonte rinnovabile di cui il Paese deve prima o poi dotarsi. Abbiamo chiesto al Governo di attenzionare settori particolarmente colpiti dal caro energia, come il settore della ceramica, come il settore del vetro. Abbiamo presentato un emendamento per estendere il bonus sociale elettrico e gas previsto dall'articolo 3 anche per i clienti domestici in gravi condizioni di salute, ricordando che i macchinari che consentono l'esistenza di vite di numerose persone comportano un notevole consumo energetico. Rappresentante del Governo, ci è stato chiesto, e me lo faccia sottolineare in particolare per questo emendamento, che venisse ritirato. Ora, vede, il tema non è
e non voglio riprendere una battuta che è evidentemente una banalizzazione, ma in questi temi la banalizzazione non può essere ammessa, non è concessa. Non è una questione di condizionatori, perché quando si parla di condizionatori si parla anche di questo, si parla di strumenti medici che tengono in vita le persone, si parla di ospedali, si parla di luoghi in cui ci sono persone anziane. E allora la banalizzazione in questo caso non è concessa a nessuno, non si può fare. Non si può fare perché questo è un tema serio e se non impariamo ad affrontare con serietà quelli che sono i problemi degli italiani che noi forse ogni tanto non riusciamo più a capire, e allora questo diventa il vero problema. Questa è la distanza che c'è oggi e che invece va colmata. Noi dobbiamo essere al fianco di quei cittadini, dobbiamo essere al fianco di quelle imprese, perché tutti coloro i quali sono riusciti ad andare avanti nel periodo della pandemia e nonostante tutte le decisioni, a mio avviso la maggior parte sbagliate, prese da questo governo e dai governi precedenti, tutte quelle imprese che sono riuscite a sopravvivere alla pandemia oggi iniziano a chiudere. Tutte quelle persone che sono riuscite ad andare avanti durante il periodo della pandemia oggi hanno problemi veri, reali, nel pagare le bollette, nel fare la spesa, nel mandare avanti le loro famiglie. E allora fino a quando noi non riprendiamo il contatto con la realtà e iniziamo a portare in aula dei provvedimenti seri che possano essere discussi, che diano delle risposte e che diano una programmazione chiara, fino a quando questo non verrà fatto, non si potrà parlare di serietà di governo. Allora vede, Presidente, fra tutte le altre richieste di Fratelli d'Italia, questa in particolare era a noi molto molto cara, oltre ovviamente tutte le altre. Abbiamo chiesto l'estensione ai territori del Lazio e dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, che sono state colpite dal sisma del 2016, del credito d'imposta per l'efficienza energetica per le regioni del Mezzogiorno. Ecco, le richieste di Fratelli d'Italia erano sempre volte a migliorare questo provvedimento, pur nella consapevolezza che la mancata dotazione economica di fatto rende difficile porre in essere la parte concreta nella sua applicazione pratica. Nonostante questo, cercheremo ancora una volta di essere quella opposizione seria e costruttiva che abbiamo dato la dimostrazione di essere sino a questo momento, ma i provvedimenti vanno discussi, vanno portati in aula e soprattutto vanno completati con una visione che alle volte può essere diversa da quella del governo, ma non perché è la visione di Fratelli d'Italia debba necessariamente essere una visione negativa. Noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo anche in commissione, purtroppo non ci è stato permesso, e devo dire, ritornare sempre sul tema del verrà fatto in un altro provvedimento oppure lo tratteremo come ordine del giorno, trasformate l'emendamento in ordine del giorno, devo dire la verità, ormai ci ha preso un po' per stanchezza, non solo perché sappiamo quanto vale un ordine del giorno, ma soprattutto perché abbiamo a cuore gli interessi degli italiani e gli interessi degli italiani, delle nostre imprese, dei nostri bambini, dei nostri anziani, non possono passare attraverso un ordine del giorno, ma devono passare obbligatoriamente attraverso provvedimenti seri, concreti e che diano delle risposte. Grazie. Grazie a lei.